Amici sportivi, buon pomeriggio da Bari, dallo Sly Stadium, un impianto bellissimo per questa categoria, per la prima categoria pugliese, girone A. È un incontro di vertice quello che si svolge quest'oggi a Bari. Una partita importante, forse storica, tra Sly Bari, società nuova fondata appena 2 anni fa con obiettivi ambiziosi, e il Manfredonia Calcio, una storia che si perde fin dal 1932, è l'anno di fondazione del Manfredonia Calcio. Stanno scendendo le squadre in campo, il Manfredonia e la Sly Bari, Sly United, con le seguenti formazioni: Sly Bari, l'Oliva, Ancona, Clementini, Azzarito, Loseto, Colella, Devezze, Fogliero, Zotti, Salvati, La Carra. Mentre il Manfredonia scende in campo con Ciribe, Monaco, Simone, Laboragine, Sementino, Ola, Trotta, Stoppiello, L'Annunziata e Recchia. Questi sono gli 11 effettivi per il Manfredonia. Poco fa abbiamo indicato gli 11 effettivi dello Sly Bari. Le squadre al momento sono posizionate al centro del campo, aspettiamo ovviamente che si conclude questa musica che serve per accompagnare le squadre a svolgere questa partita importantissima, quinta giornata del campionato di prima categoria. Per Manfredonia TV a parlarvi Vincenzo Di Staso, con al mio fianco Antonio Castriotta, il quale assieme a me commenterà questa partita. Commenteremo sia dal lato tecnico sia per quel che riguarda la cronaca. Le squadre ormai sono scese in campo, si stanno per schierare e quindi fra qualche istante inizierà un match molto molto importante, importante per la classifica ma chiaramente non determinante per il prosieguo del campionato. Quindi staremo a vedere come si comporteranno i calciatori esperti dello Sly Bari e i calciatori del Manfredonia, che adesso si accingono ad effettuare il calcio d'inizio. Calcio d'inizio che ovviamente sarà effettuato dopo le formalità di rito, dopo che proprio in questo istante Lucia Melcarne sta effettuando le foto di rito con la squadra del Manfredonia e subito dopo anche con la squadra dello United Sly Bari. Siamo allo Sly Stadium, Antonio Castriotta, un impianto bello per questa categoria. Ciao Vincenzo e un saluto a tutti i nostri affezionati radioascoltatori e teleascoltatori. Siamo qui allo Stadium dello Sly a Bari e quindi tra pochi secondi l'arbitro decreterà il calcio d'inizio e quindi inizierà questa partita che vede affrontarsi le due squadre più forti del campionato, le squadre che stanno occupando la prima posizione in classifica, avendo fatto un poker nelle prime 4 giornate. Entrambi ci distanza semplicemente la differenza reti tra le due squadre. Lo Sly ha segnato qualche rete in più rispetto al Manfredonia Calcio. Direi che questa è una partita, non dico determinante, ma è certamente la partita con la P maiuscola, perché chi vincerà questo incontro certamente distanza
resterà l'altra squadra di 3 punti in classifica e quindi l'altra dovrà certamente inseguire. Chiaramente il Manfredonia sta giocando questa partita fuori casa, ma avrà poi la possibilità, la chance di eventualmente, in caso di risultato negativo, di ribaltare il risultato in casa. Certamente un bel impianto, la tribuna è piena, peccato che i tifosi del Manfredonia non abbiano potuto prendere parte a questa trasferta, però non vi erano le condizioni, in effetti non vi è un settore da poter ospitare tifosi ospiti. Comunque speriamo che sia veramente una bella partita e che vinca il migliore. Sì, senz'altro vincerà il migliore, come abbiamo detto si tratta di una gara che vale soprattutto per l'alta classifica, ma è chiaro che il campionato non si decide in questa giornata, fa molto senz'altro vincere, ma il campionato è lungo, siamo ancora alla 5ª giornata, poi ci sarà la partita di ritorno a Manfredonia, quindi staremo a vedere effettivamente queste due squadre come si comporteranno in campo. Siamo già al 1º minuto di gioco, 0-0 ovviamente il risultato. Vogliamo ricordare fra tutti l'ex della partita, che è Giuseppe Lacarra, che ha indossato la maglia del Manfredonia nel 2012-2013, quindi nel campionato di Serie D. Lacarra ha disputato alcune partite con il Manfredonia. È un calcio di punizione in questo momento, tanti calciatori esperti, siamo per assistere a questo calcio di punizione che sta per essere battuto, mentre il Manfredonia è sulla difensiva, si sono portati per la battuta in avanti i calciatori della formazione di casa, la battuta da parte di Loseto, il tiro è stato calciato alto, quindi il pallone è terminato oltre il rettangolo di gioco e adesso è la volta del portiere del Manfredonia, che sta per effettuare un calcio di rimessa in avanti per i Sipontini, torna indietro il pallone dopo lo scambio con Monaco, poi ancora il portiere in avanti sul lungo linea di destra, prova ad imbastire un'azione offensiva il Manfredonia. Vogliamo ricordare, Antonio, che si tratta di una partita fra due formazioni molto tecniche, molto ben equipaggiate, probabilmente una delle due vincerà il campionato, sono entrambe favorite. Ma certamente sì, basta dare un'occhiata alla lista dei calciatori che sono scesi in campo, i titolari, per rilevare chiaramente che già nel Manfredonia Calcio vi sono 4 giocatori che l'anno scorso hanno militato sia nel campionato di Serie D e poi nel campionato di Eccellenza, e mi riferisco chiaramente a Pasquale Trotta e a Ciccerelli, che è lo stesso Stoppiello, che avevano iniziato, Stoppiello ha terminato nel Manfredonia Calcio l'anno scorso in Serie D, mentre Ciccerelli e Pasquale Trotta avevano iniziato, poi a dicembre si sono trasferiti a Barletta nel campionato di Eccellenza. E dall'altra parte idem dicasi per lo United Sly, vi sono certamente calciatori che hanno un passato calcistico importante, quindi mi riferisco a Zotti, a Lacarra, i giocatori più rappresentativi di questa formazione, che si sono chiaramente messi in evidenza in queste prime 4 partite segnando tante reti importanti, quindi è certamente una partita disputata da 2 squadre tecnicamente adeguate, importanti, e quindi con calciatori che certamente possono cambiare la partita da un momento all'altro con le loro giocate, quindi questa è una cosa che non scopriamo oggi, ma è chiaro e lampante. Grazie Antonio, intanto il gioco è fermo, siamo giunti al 4º minuto, da 2 minuti non si gioca perché vi è un infortunio e a terra un calciatore, vi è in questo momento il soccorso da parte dei sanitari nei confronti del calciatore dello Sly United Bari, che è a terra, i giocatori del Manfredonia sono comunque schierati in attesa della ripresa del gioco. Vogliamo ricordare che dirige l'incontro il signor Salvatore Montanaro di Taranto, quindi è stata chiamata questa direzione, una direzione di Taranto, rispetto alle 2 squadre che, lo vogliamo ricordare, sono una del Manfredonia, l'altra del di Bari, e quindi lo Sly United Bari.
E attendiamo ancora che il gioco possa riprendere, attendiamo che il direttore di gara dia il segnale di ripartenza. Chiaramente è tempo che sarà riguadagnato poi nel corso della partita. Sembra che addirittura stiano chiamando l'intervento dell'ambulanza, e quindi probabilmente si tratta di un incidente di percorso per il calciatore a terra dello SLAI. È richiesta addirittura l'intervento dei sanitari, mentre vi è una sostituzione. Infatti vi è una sostituzione, entra Martino ed esce Azzariti, quindi probabilmente è un incidente anche abbastanza grave per aver chiamato l'ambulanza al soccorso. Intanto registriamo Martini per Azzariti. Antonio, che ne pensi di questo incidente di percorso in occasione di questa partita? Beh, certamente se vi è stata la sostituzione, evidentemente l'Azzariti ha subito un incidente abbastanza rilevante al punto da non poter più riprendere parte alla gara, e pertanto il mister ha deciso di effettuare la prima sostituzione, e quindi adesso chiaramente potrebbe anche cambiare un po' questa partita, perché Azzariti è certamente un elemento di spicco ed è importante per questa formazione. Sì, elemento di spicco che purtroppo è costretto a uscire dal campo, è stata già effettuata questa sostituzione. Intanto giostra il portiere del Manfredonia alla ricerca dello spazio, del varco per effettuare il passaggio del pallone. Così è, viene effettuato il pallone terminato dalle parti di Recchia, poi torna dall'altra parte del campo, ancora Recchia ad intervenire, poi in avanti un tentativo per passare il pallone all'Annunziata, ma è intervenuto poi Ola sulla difensiva. Vi è una serie di batti e ribatti, probabilmente le squadre non ancora hanno trovato l'assetto tattico per poter effettuare azioni offensive. Vi è, come detto, al momento gioco prevalente al centro del campo, e la volta dello SLAI che riparte adesso con Ancona all'indietro, il pallone al portiere Loliva, altro calciatore esperto, poi sulla sinistra in avanti. Ricordo che siamo giunti al settimo minuto, ma ci sono ben 4 minuti di interruzione. Una possibilità di azione in avanti per lo SLAI Bari, ma Ola fa buona guardia sulla difensiva, l'Annunziata che alza il pallone a campanile, poi il passaggio, il tentativo di passaggio verso Stoppiello, il pallone è terminato fuori per una rimessa laterale in favore del Manfredonia. Il capitano Trotta si porta alla battuta, anzi è Simone che si porta alla battuta, rimessa laterale per Simone, il passaggio ancora all'indietro per lo stesso difensore del Manfredonia, poi ancora fuori dal rettangolo di gioco per una ulteriore rimessa laterale. Ricordo che l'incontro è diretto dal signor Salvatore Montanaro di Taranto. Siamo sullo 0-0 tra Manfredonia e SLAI United Bari, si gioca allo SLAI Stadium. Abbiamo già detto di questo impianto molto bello, ben attrezzato, ben organizzato, con una buona tenuta soprattutto del manto che credo, oltre che essere sintetico, sia anche abbastanza nuovo. Antonio? Sì, dal colore si evince che trattasi di un manto che è stato secondo me collocato da poco. È un bellissimo terreno di gioco, ecco, qui c'è sempre sul pallone Ola e quindi poi Simone. E niente, dicevo, sì, un bellissimo impianto, peccato, ripeto, che non ci sia un settore dedicato agli ospiti, però cioè, ecco, adesso vi è si riprende con una rimessa laterale,
Quindi dicevo, peccato che manchi un impianto, un settore dedicato agli ospiti, ciò avrebbe consentito certamente ad una tifoseria che è quella del Manfredonia, che chiaramente ha preso parte a tutte le trasferte di questa stagione, numerosi hanno raggiunto i terreni di gioco dove il Manfredonia chiaramente ha sempre vinto, e quindi sarebbe stato bellissimo che anche la tifoseria del Manfredonia potesse prendere parte a questa partita, però questo è il terreno di gioco, purtroppo non vi erano le condizioni di sicurezza e pertanto la prefettura di Bari ha vietato alla tifoseria di poter prendere parte a questa gara. Ecco, il Manfredonia adesso cerca di ecco, c'è sempre stoppiello sul pallone, la Boragine perde il pallone, sempre stoppiello, c'è un fallo di gioco fischiato per fallo su Cicerelli, una punizione sulla tre quarti. La Manfredonia sta bene interpretando questa fase iniziale della partita, una fase iniziale molto tattica e di studio tra le due squadre. Adesso si colloca il pallone sul calcio di punizione la Boragine, Mimmo la Boragine, quindi attendiamo che batta questo calcio di punizione e speriamo che possa nascere il primo gol per il Manfredonia Calcio. Beh, allora aspettiamo che effettivamente il direttore di gara dia il segnale di partenza, parte il tiro di Laboragine, palla in area di rigore, poi l'intervento del portiere L'Oliva e il direttore di gara poi è intervenuto per assegnare un calcio di punizione in favore dello Sly. 0-0 il risultato quando siamo giunti all'undicesimo minuto di gioco, credo che saranno recuperati quantomeno 4 minuti perché il gioco è stato fermo per 4 minuti a seguito dell'incidente occorso ad Azzariti. Ricordiamo che Martino ha preso il posto di Azzariti, palla nella zona di cerchio di centrocampo, poi il pallone arriva dalle parti di Trotta, recupera Trotta il pallone, poi cade a terra, il direttore di gara assegna un calcio di punizione in favore della formazione biancoceleste che sta giocando in esterna qui allo Sly Stadium di Bari. La Boragine a comandare la linea mediana, quindi a battere questo calcio di punizione, ancora Mimmo La Boragine alla battuta, il gioco è spostato leggermente sulla destra, quindi dall'altra parte del campo, sul lungo linea di destra, giochicchiano i calciatori del Manfredonia, passaggi corti, poi all'indietro il pallone a Nicolas Ciribe, che credo sia all'esordio. Sì, Nicolas Ciribe, portiere argentino proveniente dall'Aldovisi, che è una squadra che milita nel campionato di Serie A argentino. In realtà Ciribe ha avuto un passato nella squadra B dell'Aldovisi, è un giovane portiere, io che seguo giornalmente gli allenamenti ho visto un portiere molto reattivo. Adesso l'arbitro fischia un calcio di punizione a favore del Manfredonia per aver rilevato una posizione di fuorigioco di Zotti, che era stato imbeccato. Ripeto, dicevo, Ciribe è arrivato a Manfredonia circa 20 giorni fa, si è allenato, si aspettava il transfert da parte della Federazione Argentina, il transfert è arrivato e quindi ha soltanto da qualche giorno è stato regolarmente tesserato dal Manfredonia Calcio e quindi oggi è il suo esordio, è la sua prima partita e speriamo che questo esordio possa essere vincente ovviamente. Quindi bagniamo questo esordio nella speranza di poterlo bagnare in senso positivo. Il pallone in avanti per il Manfredonia, attacca la squadra sipontina, biancocelesti in avanti, il tiro cross in area di rigore è lesto su tutti L'Oliva, il quale recupera, lancia lungo in avanti nella zona di La Carra, attendiamo che La Carra riesca a recuperare il pallone, poi termina in fallo laterale, uno Sly che adesso si distende in avanti e quindi prova a dare grattacapi alla difesa del Manfredonia. Azione in avanti per lo Sly, la rimessa laterale che sta per essere effettuata, già battuta in questo momento, ancora lo Sly in avanti, si attende l'arrivo di Zotti, infatti Zotti recupera il pallone, poi all'indietro, ancora in avanti, un tentativo di penetrazione da parte dello Sly Bari,
ma la difesa del Manfredonia riesce a fare buona guardia, quindi vi è il disimpegno da parte dei calciatori Sipontini. Già battuta una ulteriore rimessa laterale, un ulteriore disimpegno da parte della formazione Dauna, con Sementino che è riuscito a calciare il pallone fuori dalla propria zona di campo. Poi è intervenuto il direttore di gara, il signor Montanaro, ad assegnare un calcio di punizione. 15 minuti di gioco, 0-0 il risultato. Al momento non abbiamo da segnalare azioni degne di nota, se non prevalente gioco a centrocampo, e effettivamente le due squadre si temono tantissimo e vi è ancora per entrambe una situazione di studio effettivo rispetto all'altra squadra. Adesso è il Manfredonia con la voragine che prova ad imbastire un'azione offensiva, fa velo Recchia, anzi Cicerelli per i Sipontini, poi il pallone termina all'indietro sulla difensiva Lo Slai. Ancora una azione della formazione barese che milita nel campionato di prima categoria come il Manfredonia. Vogliamo ricordare che siamo al quinto turno del campionato di prima categoria, con entrambe le formazioni al primo posto assieme al Canosa, salvo ovviamente i risultati di questa sera. Antonio. Sì, al primo posto insieme al Canosa vi è soltanto una lieve differenza reti. Lo Slai rispetto al Manfredonia ha segnato qualche rete in più, perché noi poi ci siamo fermati sull'8-1 contro il Real Sanicando alla prima partita di campionato, mentre lo United Slai ne ha segnati 10, e quindi è soltanto una questione di differenza reti. Però tutte le squadre, compreso il Canosa, viaggiano a punteggio pieno. Certamente sono le squadre che lotteranno per arrivare prime al termine di questo campionato. Il Manfredonia sta dimostrando anche nel corso di questa partita di essere certamente una squadra solida, lo ha ampiamente dimostrato in queste prime 4 giornate del campionato, e anche oggi c'è tanto equilibrio con lo Slai. E quindi stiamo vedendo che cerca anche di imbastire qualche azione di gioco, tanto tatticismo, si gioca molto a centrocampo, e comunque vedremo al termine di questa gara chi la spunterà. Intanto io segnalerei proprio per la cronaca un primo dato che è ufficiale. Io credo che, visto che siamo giunti al 16° minuto, che entrambe le squadre, sia il Manfredonia che lo Slai, al 16° minuto nelle precedenti partite avevano già segnato. Ah, certamente sì, e questo è certamente sintomatico del fatto che tra le due squadre vi è un sostanziale equilibrio tecnico in campo, i valori si equivalgono. Ecco, adesso c'è il Manfredonia che cerca di imbastire un'azione di gioco partendo chiaramente dalle fasce laterali, pallone indietro per Sementino che attende che i calciatori della propria squadra si posizionino. Pallone a Ciribè al portiere, giocatori, in realtà la manovra di gioco è abbastanza lenta, Vincenzo, dovremmo accelerare un po'. Noi siamo una squadra che siamo in grado di giocare pallone a terra, certamente vi è timore per l'avversario, però credo che dopo questa fase di studio certamente le squadre cercheranno di accelerare la manovra di gioco per rendere questa partita più piacevole. È una partita tattica, se vogliamo definirla, almeno fino a questo momento. Siamo giunti al 18° minuto, vi è un tentativo in avanti per la formazione dello Slai, ma è stato commesso un fallo di gioco su Simone a terra, è intervenuto il direttore di gara per assegnare il calcio di punizione in favore del Manfredonia. 18° minuto di gioco, con Ola che si occupa della battuta di questo calcio di punizione. Ola alla battuta, il pallone in avanti, la voragine, Trotta il pallone al nostro attaccante, Trotta in area di rigore, il tiro cross al centro, il pallone termina dalle parti di l'Annunziata, ma non interviene clamorosamente l'Annunziata, aveva facile boccone l'Annunziata per potersi girare, ma probabilmente nella fretta non si è accorto dell'arrivo del pallone. Quindi una prima azione offensiva
offensiva pericolosa per il Manfredonia, ma non vi è stato alcun tiro in porta. Adesso il gioco è di nuovo fermo, 19° minuto, 0-0 tra Sly United e Manfredonia alla quinta giornata del campionato di prima categoria. Ricordo che questa partita si effettua come posticipo rispetto alle altre partite. La gara è iniziata alle ore 17, adesso siamo al 19° minuto, il Manfredonia e la Sly United stanno pareggiando per 0-0. Abbiamo detto di un dato essenziale che è venuto fuori: entrambe le squadre al momento, pur avendo assolto alla grande nelle prime quattro giornate, avevano già realizzato tanti gol nei primi minuti di gioco, differentemente da questa partita in cui entrambe le squadre sono ancora ferme sullo 0-0. Si temono entrambe sanno che la posta in palio è alta, ma non determinante, Antonio. Sì, certamente sì, saremo ancora alla quinta giornata di campionato, il girone di andata, vi sarebbero ancora tante partite da disputare, ove mai dovesse andare male al Manfredonia, ma sono convinto di no, cioè poi ci sarebbe sempre la partita di ritorno. Chiaramente queste sono due squadre che oggi è una partita importante perché si affrontano le prime della classe, lo si sapeva già quest'estate quando sono stati allestiti gli organici, e la squadra che si temeva era in effetti lo United Sly. Però certamente non è una partita determinante, è una partita importante sia per l'una che per l'altra squadra, ma vi sono tante altre partite da disputare, e quindi poi il Manfredonia avrebbe sempre il match di ritorno allo stadio Miramare, che sarà certamente stracolmo perché vi è tanto entusiasmo per questa squadra che purtroppo quest'anno sta giocando il campionato regionale di prima categoria nel suo 86° anno dalla fondazione. Però purtroppo nel calcio esiste anche questo, ci sono momenti di gloria e poi si riparte, come in effetti è accaduto anche per squadre che militavano in Serie A, che sono fallite in altre categorie, però l'importante è ripartire, crederci e rinascere e tornare quanto prima nelle categorie che competono a questa società. Benissimo, siamo giunti al 21° minuto, 45 secondi del primo tempo, sempre sullo 0-0, Zotti in avanti per il compagno di squadra Salvati. Il pallone va in area di rigore ma salta su tutti Ciribè, Nicolas Ciribè, e quindi ferma l'offensiva della formazione dello Sly. Adesso è il Manfredonia che riparte lentamente con Ola in avanti, il calciatore del Manfredonia, il difensore Sipontino, poi il pallone termina a Trotta, siamo sulla lungolinea di sinistra, ancora all'indietro per Ola, lo scambio con Cicerelli, poi in avanti il Manfredonia con la Boragine, spostato il gioco a destra. A destra il gioco, un tiro cross in area di rigore, ma l'Oliva interviene senza alcuna difficoltà, interviene l'Oliva e quindi il gioco riprende dall'altra parte del campo con un calcio di punizione che viene assegnato adesso in favore dello United Sly. Protesta Sementino per l'intervento che a suo dire non era falloso, ma l'arbitro sta spiegando che effettivamente si tratta di un fallo di gioco ed è stata concessa la punizione in favore della formazione dello Sly. Ricordo il risultato, 23° minuto di gioco, 0-0 tra Sly e Manfredonia. Adesso vi è questo calcio di punizione che viene battuto da Zotti al limite dell'area di rigore, siamo sul vertice d'attacco in avanti a sinistra per uno Zotti che si appropingua a battere questo calcio di punizione. Si è formata anche la formazione del Manfredonia in difensiva e quindi aspettiamo il segnale del direttore di gara che sta misurando la distanza della barriera, e adesso parte il segnale, il tiro cross di Zotti direttamente verso la porta, ma il pallone termina fuori
oltre il rettangolo di gioco, non ha calciato al meglio. Zotti non è riuscito a centrare lo specchio della porta, quindi il pallone è terminato fuori e Ciribe, senza alcuna difficoltà, senza alcun pensiero, ha lasciato che il pallone, la corsa, la facesse terminare fuori dal rettangolo. Ciribe adesso rimette il pallone in movimento, calcio di rinvio da parte del portiere Sipontino, in avanti il pallone per l'Annunziata, poi Trotta, colpito alla testa, il calcio di punizione per il Manfredonia, con Trotta che si lamenta per qualcosa che è avvenuto. Si tratta comunque di un calcio di punizione, alla battuta, alla Boragine per il Manfredonia. La Boragine per i Sipontini, la Boragine fa cenno a Simone di spostarsi sulla sinistra. Questo è uno schema per il Manfredonia. Ricordiamo che mister Agnelli ha schierato al meglio questa formazione quest'oggi per questa gara importantissima. L'Annunziata ha provato a fermare con il ginocchio, ma non è riuscito a stoppare il pallone. Poi dall'altra parte la palla termina dalle parti di La Carra, ma commesso in questo caso fallo da parte di La Carra. Riparte il Manfredonia, lesto in avanti il gioco dei Sipontini, poi il pallone viene rimpallato, corre l'Annunziata nel tentativo di precedere l'Oliva, non riesce l'Annunziata, poi Zotti recupera per lo Sly, il pallone è spostato a sinistra dalle parti di La Carra. La Carra prova il tiro, il pallone poi termina a Simone che colpisce di testa, libera la difesa del Manfredonia, ma continua l'azione per la formazione dello Sly in avanti. Adesso è Colella per lo Sly che prova a svincolarsi, non riesce e quindi il pallone viene assegnato in favore del Manfredonia. Antonio, siamo giunti al 26esimo minuto, è volato più della metà del primo tempo, siamo ancora fermi sullo 0-0. Sì, siamo ancora fermi sullo 0-0, la partita dovrebbe farla lo Sly qui perché gioca in casa. Bene, un buon Manfredonia, ben posizionato in campo, lo Sly, eccetto questa ultima occasione di gioco per questo pallone che era stato poi messo in area di rigore, che era stato malamente colpito di testa, ha poco impensierito la difesa del Manfredonia. Ripeto, la partita deve farla lo Sly, sta giocando in casa. Noi siamo ben messi in campo, abbiamo la possibilità di attaccare la profondità con i nostri calciatori che sono rapidi, da cui anche Pasquale e Trotta. L'Annunziata gioca di sponda, è lì davanti a sgomitare con i difensori dello United Sly. Comunque un buon Manfredonia fino a questo momento. Un buon Manfredonia, ma risponde anche dall'altra parte la formazione dello Sly, che sta comunque disputando una partita di contenimento, se vogliamo. Entrambe le formazioni stanno in qualche maniera mantenendo un passo lento rispetto all'avversaria e, come detto più volte, lo Sly dovrebbe essere la squadra che dovrebbe attaccare. La Boragine per il Manfredonia prova a portarsi in area di rigore, un tiro cross, il pallone termina in calcio d'angolo, un calcio d'angolo in favore del Manfredonia. Recchia alla battuta di questo calcio d'angolo, si sono portati in avanti anche i difensori. Ola, che è uno dei più alti, adesso il tiro cross effettuato male da parte dei Sipontini, poi la Boragine ancora in avanti, un ulteriore tentativo, batti e ribatti, il pallone termina ai calciatori dello Sly e quindi per il nulla di fatto. Neppure in questa occasione le due squadre sono riuscite ad esprimersi al meglio. Adesso un recupero da parte di Recchia per il Manfredonia, il pallone all'Annunziata, un tentativo di colpo di testa da parte dell'Annunziata, non riesce. Adesso
ancora dall'altra parte del campo Stoppiello per il Manfredonia. Un tiro a rete di Stoppiello, è bravo l'Oliva a distendersi e a parare, una buona azione per il Manfredonia, finalmente un tiro in porta. Sì, cominciamo a farci vedere, il Manfredonia comincia ad impensierire lo slide ed è giusto questo atteggiamento tattico, bisogna comunque sia avanzare, recuperare metri allo slide e quindi cercare di tenerli nella propria metà campo. Il Manfredonia ha le qualità tecniche per poterlo fare, Stoppiello poi è un cecchino, lo ha dimostrato anche in casa, è capace dalla quella posizione di tirare in modo insidioso e quindi è di segnare. Questo è l'atteggiamento giusto del Manfredonia Calcio, aspettare all'occorrenza, imbastire tramite gioco veloci utilizzando chiaramente Pasquale Trotta e la sua velocità, e quindi è questo l'atteggiamento giusto. Atteggiamento giusto, ancora a descrivere questa buona azione del Manfredonia con Stoppiello che ha calciato esattamente al 29esimo minuto, vi è stata la risposta immediata da parte di l'Oliva, due calciatori esperti che in questo caso si sono distinti come primo cenno di cronaca in questa partita. Non abbiamo altri cenni di cronaca importanti, almeno fino al momento, per cui possiamo segnare sul nostro taccuino questa buona azione del Manfredonia al 29esimo minuto del primo tempo, poco in questa partita in cui le due contendenti continuano a temersi tantissimo e continuano ad aspettare il momento opportuno per portarsi avanti. Adesso lo slime, Ola è intervenuto, ha spazzato completamente la propria zona di campo, poi un ulteriore intervento di Simone, il passaggio alla voragine, ancora il Manfredonia con Simone che gioca e va avanti sulla sinistra, il passaggio a Trotta, l'incombenza a Trotta, Trotta si porta al limite dell'area di rigore, il tiro cross lento, il passaggio sbilenco, il pallone è terminato di nuovo ai calciatori dello Sly, poi ancora ai calciatori del Manfredonia, Zotti libera ancora una volta per la formazione di casa, poi il passaggio all'indietro al portiere l'Oliva, 0-0, 31esimo minuto del primo tempo tra Sly United e Manfredonia Calcio 1932. Intanto voglio ricordare una bellissima iniziativa che si svolgerà in settimana nel weekend ad opera dei tifosi del Manfredonia, vi sarà una conferenza dibattito organizzata probabilmente sabato prossimo, noi stiamo facendo un annuncio ma credo che avremo maggiori informazioni su questa manifestazione fin da domani in occasione del programma che svolgeremo su Radio Manfredonia Centro, io e Antonio Castriotta, ricordiamo secondo noi alle ore 17 in punto domani pomeriggio su Radio Manfredonia Centro. Intanto un calcio di punizione, è intervenuto il signor Montanaro di Taranto ad assegnare un calcio di punizione in favore del Manfredonia, fallo di gioco su Trotta, Pasquale Trotta si è rialzato, adesso la voragine e Trotta sono sul pallone, sulla difensiva la squadra di casa, Sly quindi sulla difensiva, 32esimo del primo tempo, alla battuta alla voragine, poi ancora al segnale di partenza da parte del direttore di gara, la voragine per questo tiro cross che sarà effettuato, siamo al 33esimo in questo istante, la voragine lungo alto fuori dal rettangolo, un tiro da cancellare, Antonio. Sì, assolutamente sì, bisogna stare molto attenti e bisogna sfruttare meglio queste palle inattive, il mister durante la settimana e durante la rifinitura lavora tantissimo sui calci di punizione proprio dal limite delle linee laterali, quindi fa posizionare gli attaccanti nell'area di rigore, si crossa e quindi gli attaccanti, bisogna crossare bene, gli attaccanti dovrebbero poi sfruttare di testa o comunque sulla ribattuta i calci di punizione, quindi dovremmo sfruttare meglio queste possibilità che si concretizzano grazie anche alle giocate di Pasquale Trotta che a questo punto della partita è il calciatore più temibile e più incisivo.
Sì, certamente il più incisivo, il più temibile, tra l'altro anche uno dei più esperti, visto che si tratta di calciatore che ha militato un po' in tutti i campionati dilettantistici pugliesi. Quest'anno ha preferito scendere in prima categoria, però indossando la maglia della sua città, del suo Manfredonia. Siamo giunti al 34esimo del primo tempo, ci aspettavamo un po' di più in questa partita, speriamo ovviamente di poter descrivere una partita diversa soprattutto nel secondo tempo, ma al momento Sly e Manfredonia, vi è stato un intervento di Ola, sappiamo della possenza del calciatore del Manfredonia, lo vogliamo ricordare, un calciatore che ha una militanza anche nella massima categoria calcistica, ex Lazio, ex Chievo Verona, quindi un calciatore dalla possenza notevole, che è intervenuto, il direttore di gara ha assegnato un calcio di punizione in favore della formazione di casa, quindi Zotti alla battuta, mentre va in avanti anche Clementini, Zotti si interessa di questa punizione, tiro cross, l'intervento sulla difensiva da parte dei calciatori e Manfredonia, un'azione di contropiede da parte dei Sipontini che potrebbe continuare con Trotta, ma si fa anticipare Trotta il pallone, termina fuori dal rettangolo di gioco, lamenta Trotta il fatto di non essere stato l'ultimo a toccare, poi è stato ammonito per proteste Cicerelli, quindi Cicerelli è stato ammonito, una ammonizione per proteste, mentre Trotta lamentava il fatto di non essere stato l'ultimo a calciare il pallone. Antonio? Beh sì, diciamo probabilmente Trotta aveva ragione, però Cicerelli avrebbe dovuto starsene in silenzio, perché in questo momento topico della partita prendersi una ammonizione leggera potrebbe compromettere poi l'esito di questa partita, perché poi magari viene fuori un fallo, l'arbitro ti ammonisce e la squadra poi resterebbe in 10, quindi speriamo che questa ammonizione non sia poi determinante per il prosieguo della gara. È una gara che il Manfredonia sta controllando bene, certamente non ci sono state azioni degne di nota fino adesso, ma era anche prevedibile, perché sono due squadre che si temono, c'è tantissimo tatticismo in campo, si sa bene che se una squadra prende gol poi per l'altra diventa difficile, sono due squadre che hanno esperienza da vendere, hanno calciatori che conoscono benissimo non soltanto questa categoria ma anche le categorie superiori, sono calciatori che hanno militato nelle passate stagioni in categorie superiori e pertanto tanto rispetto reciproco tra le due squadre. Intanto siamo giunti al 37esimo minuto di gioco. Al 37esimo minuto di gioco 0-0, le due squadre sono ferme, impattano nella situazione di parità e adesso va avanti la Carra per lo Sly, il tiro di la Carra fuori. Il tiro di la Carra un po' troppo precipitoso, la Carra in questa azione ha provato a calciare di potenza, il pallone è terminato alto. Sì sì, molto precipitoso la Carra, che era stato ben imbeccato da Salvati su questa azione di contropiede, Salvati poi richiedeva lo scambio con la Carra, scambio che non è avvenuto, beh, ma questo è comunque l'egoismo, Vincenzo, degli attaccanti, che quando hanno palapiede e hanno di fronte la porta è chiaro che cercano di segnare, perché è importantissimo per l'attaccante segnare. Adesso ecco l'annunziata che purtroppo sbaglia questo appoggio sulla parte laterale del terreno di gioco e quindi recupera il pallone Zotti e cerca comunque far ripartire l'azione dalla difesa, quindi è un'azione molto ma molto ragionata da quella dello Sly. Le due squadre, ripeto, si rispettano reciprocamente, quindi ragionano su ogni pallone, bisognerebbe accelerare un po' la manovra di gioco per rendere anche questa partita più piacevole, quello che chiedono i tifosi qui presenti allo Sly. Ecco adesso lo Sly
riprenderà con un calcio d'angolo che è stato assegnato in questo momento dal direttore di gara. Ecco, attendiamo che venga battuto questo calcio d'angolo, penso che verrà battuto dal giocatore più rappresentativo di questa squadra, che è Zotti, calciatore dalle indubbie qualità tecniche, bravissimo con i piedi destro e sinistro sui calci di punizione. Ecco, qui viene battuto questo calcio d'angolo da Zotti, respinta di pugni da parte del portiere sulla ribattuta, ecco sempre Zotti entra, gli ruba il pallone Stoppiello, siamo purtroppo, ecco, viene concesso il vantaggio da parte del direttore di gara, l'azione prosegue sulla destra del terreno di gioco con Recchia, pallone che termina in fallo laterale, viene battuta in questo momento la rimessa laterale, recupera il pallone sempre Zotti, avanza lo Sly, viene assegnato in questo momento un calcio di punizione in favore dello Sly. Quindi calcio di punizione in favore dello Sly, 40° minuto di gioco, ancora 5 più eventuale recupero, molto probabilmente vi saranno 3-4 minuti di recupero da effettuare. 0-0 il risultato ancora tra Sly e Manfredonia, il tiro, il gol siglato, dovrebbe essere Ancona ad aver realizzato il gol. Dovrebbe essere ancora il gol siglato al 40° minuto, gol realizzato da Colella Ancona al 40° minuto, Ancona, Colella, come l'avevo detto. E Colella l'autore del gol, quindi un ottimo tiro di Colella al limite dell'area di rigore, Colella è riuscito a trovare un corridoio in avanti, nessuno gli si è opposto, è arrivato al limite dell'area di rigore, ha calciato a botta sicura ed è riuscito a centrare l'obiettivo, 1-0 per lo Sly. Sì Vincenzo, in questi minuti finali della gara abbiamo visto uno Sly più propositivo, uno Sly che si era affacciato più volte nella nostra area di rigore e ha trovato con Colella il tiro giusto, il tiro della domenica, un tiro imprendibile che si è insaccato sulla sinistra del portiere Ciribè, incolpevole su questo tiro imprendibile ovviamente, è il classico tiro che capita, il tipo della domenica sulla tre quarti, nulla poteva fare il portiere per intercettare questo tiro, incolpevole Ciribè, è lo stesso tiro che poi è capitato nella gara casalinga che il Manfredonia ha disputato 15 giorni fa, pertanto adesso il Manfredonia dovrà comunque sia reagire, dovrà trovare la forza per reagire, siamo nei minuti finali, non sarà semplice, però abbiamo tutto il secondo tempo a disposizione per poter ribaltare questo svantaggio e quindi siamo fiduciosi che ciò possa ovviamente avvenire. Sì certo, siamo fiduciosi che ciò possa avvenire, intanto al 42° minuto la formazione dello Sly, lo ricordiamo, da 2 minuti è passata in vantaggio con Colella che al 40° minuto ha trovato un corridoio perfetto in avanti, si è proposto, poi ha calciato a botta sicura, il pallone è terminato oltre il portiere Ciribè, quindi ha realizzato Colella, 1-0 per lo Sly quando siamo adesso al 43° minuto, attendiamo la reazione del Manfredonia che per la prima volta in questo campionato si trova in una situazione di svantaggio, la voragine per i Sipontini, a destra il pallone per Recchia, poi ancora un tiro cross in avanti, un tentativo di passaggio per Stoppiello, ancora Stoppiello a recuperare il pallone, effettuato un cross in area di rigore, poi Recchia prova ad impensierire
il suo avversario, e infine un intervento del direttore di gara ad assegnare una punizione in favore del Manfredonia. Punizione in favore del Manfredonia quando siamo al 44esimo minuto, molto probabilmente si giocheranno almeno 3 o 4 di recupero in questo primo tempo. Sly che sta al momento vincendo contro il Manfredonia, Ola per i Sipontini, la voragine, si supera la linea mediana del campo, poi a terra è l'Annunziata, un calcio di punizione in favore del Manfredonia. Il direttore di gara si è portato nei pressi della panchina sipontina, probabilmente sì, la panchina dello Sly, probabilmente a redarguire qualcuno che ha detto qualcosa, che ha parlato. Adesso la punizione che sta per essere battuta dalla voragine. Assieme alla voragine c'è Recchia, si attende il velo quando siamo al 45esimo in questo istante. Primo tempo, 1-0 il risultato in favore dello Sly, ricordo Colella, poi il tiro a rete da parte di Recchia, il pallone termina al portiere, poi il portiere non riesce a frenare la corsa del pallone, ma è intervenuto il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione in favore dello Sly per intervento falloso nei confronti di L'Oliva, e quindi una punizione che sta per essere battuta in favore della formazione di casa. Siamo giunti adesso al 46esimo, quindi si giocherà ancora per qualche manciata di secondi a recuperare il tempo che si è perso in occasione dell'incidente occorso ad Azzariti con l'ingresso in campo di Martino, lo vogliamo ricordare. Questo è avvenuto proprio all'inizio del primo tempo, intorno al quarto minuto. E adesso il Manfredonia che prova a riproporsi in avanti con Simone, poi ancora lo Sly in avanti, il portiere del Manfredonia Ciribe è costretto ad intervenire di testa, ma l'arbitro è intervenuto ad assegnare un fuorigioco, quindi una punizione in favore della formazione del Manfredonia. 47esimo, ancora a giocare i Sipontini, il pallone all'indietro a Sementino, si propone ancora il Manfredonia, siamo agli scoccioli e proprio in questo istante l'arbitro dà il segnale di chiusura del primo tempo. Ricordiamo che la formazione di casa sta vincendo per 1-0 con gol di Colella al 40esimo minuto.